Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete sono in macchina. Prima mi avete visto rifare il letto, avete capito che hanno combinato? Va bene. Allora, dopo tanto tempo, ragazze, ragazze, non ho girato più video perché comunque ho avuto diciamo il fratello di Christian con la moglie, dopo è arrivata anche mia nipote. Sono stati 4-5 giorni con noi e quindi sinceramente non ho avuto né il tempo e non mi andava di fare nessun video. Siamo stati in famiglia e quindi purtroppo alla fine poi non ho girato nessun video perché poi ho postato un post su YouTube che avevo detto che avrei poi fatto uscire un video, ma non ce l'ho fatta purtroppo e quindi ho lasciato stare. Perché comunque, a parte che quando ci sono i parenti non mi viene proprio, io sono timida ragazzi, a parlare davanti a una videocamera non mi viene. E quindi ho lasciato stare, ma so che mi perdonerete, quindi alla fine. Poi voglio anche dire, ripeto ragazze, per me questo è un hobby, cioè non è che, sì, è giusto comunque avvisarvi, perché comunque uno giustamente dice come mai non escono più video, perché è successo qualcosa. Però comunque ragazzi, chi mi segue su Instagram, bene o male, so che ci sono, e anche se non pubblicando comunque tutti i giorni, però comunque ogni tanto pubblico qualcosa, quindi eccoci sono. E niente, e quindi alla fine poi, ripeto, non ho girato nessun video e comunque mi allaccio a prima. Per me questo è comunque un hobby, è un condividere con voi un qualcosa della mia vita. Quindi non è che io sono lì a avere cioè, un impegno, dice oddio, devo fare così, deve uscire il video questo tot di giorno, tot giorno, eccetera, eccetera. Quindi io la prendo molto così come viene. E va bene, comunque eccomi qua. Mi trovo in macchina perché Cristian è andata a fare una cosina, quindi aspetterò qua. Perché comunque dove ci siamo parcheggiati non so se ci possiamo stare più di tanto, quindi nel caso sposto io la macchina e quindi sono rimasta in macchina. Vi ho appoggiato, scusate se siete in basso, ma però vi ho appoggiato così siete fermi e non ballate. E niente, oggi per noi è sabato, dopo vabbè ovviamente dobbiamo andare a fare un po' di giri, dobbiamo fare un po' di spesa, perché ragazze ce ne andremo al mare. Pochi giorni, 4-5 giorni, cioè il quinto giorno ritorniamo. Praticamente è successo così che mio cognato, il fratello di Christian, va in vacanza e va proprio dove andavamo sempre noi, a Rodi Garganico. E quindi a sorpresa praticamente ha preso sempre in un villaggio, un appartamento un pochino più grande per ospitarci, perché ci teneva che comunque andassimo anche noi. Ci abbiamo un po' messo perché comunque per organizzarci eccetera eccetera, ma ce l'abbiamo fatta e quindi partiremo. Francesco ovviamente sarà dalla Mari, ma lui comunque lavora, non poteva venire perché comunque lui le ferie già le ha fatte e quindi Francesco cioè, sarà a casa di Mari, comunque avrà le chiavi, se avrà bisogno torna a casa non c'è problema, però comunque lui sarà a casa di Mariarca anche a pranzare. Sarà lì e quindi noi ci faremo questa piccola vacanza. Devo dire che sono molto emozionata perché, ragazze, ritorno proprio al posto. Cioè, praticamente questo villaggio che noi andiamo è proprio attaccato al villaggio dove noi siamo andati per 7-8 anni, adesso non mi ricordo. E quindi sono emozionata perché comunque ci manchiamo da 3 anni abbondanti e quindi ce l'ho proprio nel cuore io quel posto, a noi piace tantissimo. Poi comunque saremo al paese dove noi stavamo sempre, quindi sono veramente emozionata e poi devo dire sono contentissima di fare questa mini vacanza con loro. Loro saranno una settimana, cioè loro partiranno prima, però comunque noi abbiamo fatto il possibile perché poi noi torneremo prima perché Christian dovrà poi andare a lavorare dove lavora lui. A questo autodromo perché comunque si danno degli impegni loro si cioè praticamente lui si organizza
come posso dire, da giorni prima, perché comunque loro si devono organizzare per le gare, chi c'è e chi non c'è. Quindi ormai Cristian, cioè no, ormai, giusto così, aveva dato già disponibilità a quei tot di giorni e quindi noi dovremmo poi ritornare. Però ragazze, per me va benissimo, cioè io sono veramente felice, ripeto, non tanto per il mare in sé per sé, ma proprio per tornare al posto che veramente mi manca tantissimo, sembra una sciocchezza, ma quando vi affezionate a un posto, è sempre un'emozione ritornarci e quindi sinceramente non vedo l'ora. E quindi poi noi dovremmo ripartire lunedì, quindi questi giorni ci avrò un po' da fare, preparare le cose, casomai se riesco girerò più di un video, anche preparare, volevo fare un video cosa porterò nel mio beauty, eccetera, eccetera, poi vedrò. E niente, giorni scorsi ha fatto veramente dei giorni bruttissimi, pioggia, temporali, infatti ho visto che ha fatto anche casino un po' dappertutto. E oggi va quanto bene, infatti come vedete c'è il sole. Speriamo che troveremo bel tempo dove andremo al mare, ma ce la pigliamo come viene, perché se ti metti a pensare pure a queste cose, lascia fare. E niente ragazzi, questo è quanto. Io adesso comunque aspetterò Cristian, un pochino ci metterà, però ovviamente dovevo rimanere per forza qua in macchina. Ah ragazze, poi sono andata a rifare anche le unghie, ma sono andata da un'altra parte e purtroppo non sono rimasta molto contenta. E quindi ragazze, ho deciso che me le rifarò di nuovo io. E basta. Tutta più metterò gli occhiali, se non vedo bene, mi attrezzerò bene bene, dovrò ricomprare un po' di prodotti, perché comunque, che ne so, lacri, gel, queste cose qua io non ce l'ho più, e quindi devo comprarlo. Adesso aspetterò, perché comunque devo andare via, non posso fare un ordine perché non ci sono. A parte che avevo pensato, per adesso se riesco, io usavo molto tempo fa i prodotti che si chiamano, c'è il nome Melissa, ragazzi ce l'hanno i cinesi, però ripeto, io mi sono trovata sempre bene e quindi visto che qualche giorno fa quando ci sono stato, visto che c'hanno anche l'acrigel, volevo provarlo, tanto tutta più ovviamente lo devo usare su di me. Poi la mia intenzione è di riprendere per proprio come lavoro. Poi piano piano, ragazze, nel tempo, casomai mi aggiornerò a fare qualche corso, eccetera, eccetera, anche se io avevo già fatto il corso per la ricostruzione, ma l'ho fatto un bel po' di anni fa, all'incirca penso ormai saranno passati 10 anni, poco meno, non mi ricordo. Francesco era piccolissimo, c'aveva 3 anni, 3-4 anni, adesso ce n'ha 20. Vabbè, sì, 8-9 anni fa, adesso non mi ricordo bene, però comunque ragazzi sono cambiate tante cose e quindi dovrò comunque rifare dei corsi di aggiornamento. Vabbè, comunque adesso inizierò per me, già questa cosa è più importante, e poi in futuro si vedrà. E niente ragazzi, io adesso perché sto parlando da 8 minuti, penso che vi siete fatta una capa così, e niente, ci vediamo dopo. Ciao. Siamo tornati a casa. C'è anche Cristian. Buongiorno, parlate piano perché oggi ci sento anche troppo bene. Sì, perché io non avevo detto quello che era andato a fare Cristian quando aspettavo in macchina. Dillo tu, va. Perché mi sono stappato le orecchie. Perché sapete, con il mare, la piscina, perché noi abbiamo fatto vacanze. A go-go, Che si sono formati i tappi. No, ma a parte scherzi, lo sapete perché mi si forma il tappo? Lo sai, l'hai detto pure quest'altra dottoressa. Ho il condotto uditivo molto stretto. Hai capito? Allora ha detto. Come state, amiche mie bellissime? Vi sono mancato. Scrivetelo sotto aspetta, che nei sono senza commenti se vi sapere. sono La capa mancato. tagliata. Noi vi sono Ma che mancato. te mancato? Scusate l'assenza, hai raccontato anche che è Sì, venuto. sanno tutto. Tutto, sapete, perciò è inutile Continuare a dire le continuare. stesse cose. Allora, Come ragazzi, l'avete trovata giù? sembo stesso. Sempre stesso.
Allora, no, ragazzi, sempre più concludiamo potente. questo video con un mini svuota la spesa. Statta zitta e ferma, fa ballare. Non fare così, se no dicono ah, di sì, tratti male. Ma è no, un dai, modo scherzoso, ragazzi. Comunque, ragazzi, concludiamo il video con questo svuota la spesa, perché così ne posso fare altri, perché non ho tanto tempo per editare video. No, questo non lo farò vedere perché è bruttissimo. Ok, guarda il pigiama, comprate un pigiama, mamma mia, che crei, un pigiama, raga. Brutto, bruttissimo. Vabbè, un pantaloncino. Lo sapete perché ho comprato? Che costava 5 euro. Vai veramente. Allora, ragazze, vi spiego. Sono stata poi dai cinesi. Che circa. Ok. Sono stata dai cinesi. Ho preso, che vi avevo spiegato un po' in macchina. Allora, come prima cosa, sempre della marca Melissa, ho comprato questo aggeggino qua. Voi direte che è? Questo qua, ragazze, serve per fare anche i baby boomer, cioè per sfumare gli smalti, se volete fare un effetto un po' più carino. Serve questo, è una spugnetta praticamente che si sfuma. Un giorno che la utilizzerò vi farò vedere. Poi ho preso, allora ho trovato, ragazzi, ci sono di due misure. Ho preso questo qua da 30 grammi che è piccolino, questo Acrygel, colore 03 rosa chiaro, sempre della Melissa. Io ho anche alcuni smalti e sinceramente mi sono sempre trovata bene, anche come stesura diciamo abbastanza bene. Ma è vera, ma che se ne è uno. Comunque l'ho preso piccolo perché anche per provare com'è, tanto ripeto, è su di me, non mi interessa. Però comunque, se mai dovessero essere buoni, perché no? Io questo qua piccolo l'ho pagato, mi sembra, all'incirca 8,90 euro, mi sa che costava. Invece c'è la più grande da 60 ml. Sì, mi sembra. O 10 o 11 euro, una cosa del genere. Comunque, io l'ho preso più chiaro possibile. Se non è buona, poi è tremenda. Comunque, ho preso questo. Poi, come sapete, i cinesi hanno i prodotti Astra. Astra ha lanciato anche la linea di semi permanenti. E si... Ma vieni, guarda che posso fare, c'è un po' shock. L'ho preso, gli smalti vengono, Cristian che c'ha memoria, scudrina, lo giro a fondino, 6,90 euro. Ok, ho preso questa colorazione che swatchato sugli affarini, mi piace tanto. Swatchato si dice, ah, sì. Vabbè, steso, andiamo a breve, 26 mango, questo qua, ok, è un bel colore, ma lo andiamo ad aprire, tanto non succede niente, ve lo faccio vedere. Ecco qua, guardate che bello, è un bel rosa, mi piace tantissimo, così lo proverò. E ho preso anche ovviamente il base, che è questo qua. Tanto ragazze, come diciamo lucido, vado a mettere quello che già ho. Saluto Cristian, che già ho. Comunque, se mi dovessi trovare bene ne posso acquistare anche altri, per adesso ho voluto provare solo uno ovviamente. E questi sono i prodotti che ho preso per le unghie. Poi ho preso, raga, un mallettone questo qua, sempre Melissa la marca, ragazze. E poi abbiamo preso questo qua perché, come vi ho spiegato, ce ne andiamo a mare un po' di giorni. Cristiane vuole mettere il gel dentro perché comunque dobbiamo stare 4 giorni, raga, ci buttiamo un bucettone grande. E abbiamo preso questo. Poi sono stata al Caddi. Vabbè, ho preso i cosi, questi qua, i dischetti stoccanti. Poi ho preso, ragazze, per portarmele in vacanza e non per usarle a casa, proprio piccolino, guardate, credo che ce la dovrei fare. Questo sono salviettini struccanti già umidi del Caddi, pagato 1 euro, no, ma anche meno di 1 euro. Comunque, penso sia scritto per pelli delicate. E proverò questi qua. Ci sono 10 fazzolettini all'interno, ce la dovrei fare perché, raga, mi toccherà una volta al giorno, voglio fa. Poi Cristian, vabbè, ha preso il gel per i capelli, deodorante, e poi io ho preso per portarmi al mare male, e portarmi a male questo shampoo, ragazzi, boccettina piccolina, ce la faccio, shampoo con olio di cocco, secondo me adesso è pure buono il profumo, e porterò questo. Lo puoi usare anche tu comunque, no, perché io ce la faccio, no? No, per amore di Dio.
Raga, e questo è quanto. Non vedo l'ora ovviamente di poi provare prodotti per le unghie, poi ripeto, mi farò sapere. Cristiana, fai una cosa, mettila là su vasa, tanto stesso dobbiamo togliere, comprare la poca. Ah, ecco qua, così allontaniamo un pochino e facciamo anche questo mini svuota la spesa. Li faccio vedere la canzone. Non abbiamo comprato chissà che. Vabbè, perché andiamo via, però comunque qualcosina dovevamo comprare. Aspetta. Allora, ragazze, ho preso, perché ormai è finito, l'Emulsio, questo qua per lavare a terra, che è proprio per il grass porcellanato, e mi sono sempre trovata benissimo, non lascia aloni, niente, ve lo consiglio. Ovviamente chi ha il grass, c'è anche un ottimo profumo. Poi abbiamo preso le piadine, queste qua di Roberto. Roberto. Poi abbiamo Cristian, lo fai ancora un pigiama, No, voglio vai. provare, ma c'è ciuccio naso, tengo un'allergia. Vabbè. Sono questo di là, rimo, Poi abbiamo preso questo melone, preso Christian, per domani. Firmato. Bye. Ah, vabbè, raga, i pomodori gialli. Christian oggi con me nuovo forfo dalla spesa, non lo so che c'ha. Comunque, i pomodori gialli, comunque l'abbiamo utilizzato quando c'è stato il fratello di Christian, quindi sono finiti. Poi abbiamo preso, vabbè, raga, giuste 3 banane per oggi, domani, perché poi dopo non c'è Scusate la mia assenza. sempre. Poi ho preso la carne macinata, domani farò la bolognese, anzi la metto a fare dopo, così almeno, perché visto che abbiamo comprato purtroppo il misto, non l'abbiamo preso fresco, perché andiamo via, lasciarli in frigo sinceramente mi dispiace, e quindi abbiamo preso quella surgelata, tanto lo metto a fare adesso, quindi. Ah, perché si è Ah, scongelato poi. sì, certo. Poi ho preso questi biscotti, ragazzi, è scritto zero zuccheri, li proverò, ma anche come calorie ho visto che è abbastanza buono, e quindi ho preso questi. Ah, poi ho preso il salmone per oggi a pranzo, ragazzi. Ah, signore, si troppa bene. Certo. Poi ho preso, ragazzi, buonissima, la marmellata, questa qua era anche in offerta, della Hero. Ho detto bene, Cristian? Hero. Poi, Cristian, che piace? Ah, i tubetti, i vitalini. A Napoli chiamami i tubetti, ragazze. Ah, poi abbiamo preso i tovaglioni di fazzoletto. Questa metto qua allora. Sì, bravo. Ah, poi raga, in casa mia la cioccolata non deve mai mancare neanche in estate, mai. E Mai. prendo questa qua della Perugina al 70%. Ah, poi abbiamo preso questo perché ce lo portiamo al mare, proprio di tazza, perché comunque ragazzi pranzeremo in casa, cioè non è che andiamo. Però avete visto, bisogna portare sempre qualcosa, anche la igienica ci dobbiamo portare, e questa serve ragazze, e una busta igita! Poi, ragazzi, ho preso i Coco Flex. Ho preso questi qua semplici, vi spiego il perché. Mi serviranno anche se qualche volta voglio fare un'impanatura, perché ieri l'ho fatta a Francesco e gli è piaciuta tantissimo. E quindi la prossima volta la farò anche per Cristian. Cristian è un po' così tubano. Vieni un po' più qua, Cristian, che andate se, ma capite che ti sei spillato i orecchi? Forse senti troppo? Mamma mia. Comunque, ho preso questi. Poi, abbiamo preso Acirio. La salsa per fare la bolognese. Ah, ho La tua merendina. preso la merenda per oggi, ragazzi, vado a correre, poi quando torno mi mangio questa perché è Aglio proteica. e Bella questa, aglio, fravaglio, fatturca, non può aglio. Comunque, l'aglio. Ah, poi abbiamo preso. No, facciamo insieme, ma voglio dire, non insieme, che non capisce niente. Poi abbiamo preso questo stracchino piccolino per domani sera che ci facciamo la piadina io e Cristian, che Francesco non ci sarà. Ah, poi qui c'è salume, salame e prosciutto. Salume, salame e prosciutto. Ci sono i Ci salumi. sono i Il prosciutto salume. e il salame. Salame. La boia, mamma mia, che ho Il prete. Ah, ragazzi, guardate questa birra, quanto è carina. Cioè, Birra poi morena. anche, cioè, io quando mi dico, che bella, come se si mette come soprammobile, ma alla fine deve essere buona. Però perché la Bravo, fai Giuse. benissimo? Ah, sì, birra morena. Cosa piccolina, Mai quant'è? 33. Cioè, proprio Mai un bicchiere. vista. È un bicchiere. Proprio più. Cristian, mai vista dal 1999. Sono spinto, Sì. lo mettiamo un po' più qua. Sì, cara. Ok. Il lattuccio. Poi ho preso 2 buste di latte, ragazzuole. Ah, la Poi qui. bellissima maionese della Heinz. Questa veramente ve la consiglio perché è delicata. Molto buona. Abbiamo preso il barattolo più grande, perché quello là sembra che finisce e poi dopo sfondo per uscire, a parte che la mangio. Giuracchi past. Ah, poi abbiamo preso, ragazzi, questa pasta granoro,
Puglia, fanno in Puglia. Buono, mi muoviamo là. Passiamo, glielo diciamo, abbiamo bisogno della statua. Vai con le campane, dun dun dun. Allegria, allegria, che hai comprato qui? Allora. Ma se divorzio e pago l'avvocato, che è una grossa cifra, ma in quanto tempo ricupri i soldi dell'avvocato? È breve, breve, perché tutta sta spesa. No, non è per me. Tanto io mangio aria. Tu mangi, tu e me. Smettila. Che cos'è? Che allora, cos'è? Ragazzi, ho preso questa acqua micellare delicata della Coop, Viva Verde. Viva, viva! Gustavo poco. Ragazzi, uno si fa vedere quando io sono davanti a sti cosi che vendono, mi prezzi che sono allucinanti. Vabbè, comunque, signor prete, signor prete. Comunque, ho preso questa, ragazzi, che mamma l'ha già buttata. Ah no, che sto a dire, mi devo comprare dei salvettini. Ma no, vabbè, comunque, vai avanti. Ah, poi abbiamo preso questo qua per portarcelo al mare per lavarci. Ho preso questo qua della Coop, però devo dire c'ha un profumo buonissimo. Estratto di lime e aloe vera. E ho mojito. E poi, sempre per lei, sempre per lei. Un pane a fette, un pan bauletto integrale. Questo... Okay. Ah, frutti e cammato. Ah, frutti e cammato. Ragazzi, per questo... me ho preso una busta della Coop. E poi raga, fanno questi busti che ci vanno tre cose. Già. Comunque, ragazze, questa è tutta la nostra spesa. Capasso. Niente, ragazze, noi vi salutiamo. Chiudiamo qui questo video per poi iniziarne un altro. Quindi, sperando di avervi fatto compagnia, se vi va, spolliciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, ve lo scrivo sempre qua, e noi ci vediamo presto con un nuovo video.